un po' effetto vederlo così. Fa un po' effetto, bisogna abituarsi. Non è una cosa normale, ma diventerà la normalità, quindi dovremo abituarci a tutto ciò. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi, se venite più vicino, parliamo di... State buoni? State calmi? Posto? Parliamo di... Dylan Dog, la serie regolare. E poi non rimase nessuno. Bel titolo, eh? Però ti, cioè, me la servi così, no? Me la servi così. Il ritorno al Dylan classico e poi non rimase nessuno. Cioè sembra veramente proprio che volete che vi si prenda in giro. Probabilmente ci avete giocato pure voi, perché ovviamente artisti di solito si divertono a fare queste cose. Però sinceramente è anche peggio di una pessima annata durante l'anno del Covid. Cioè è veramente allucinante e poi non rimase nessuno. Però effettivamente ci sta. Ci sta come titolo, ci sta come copertina, ci sta il fatto che ci sia la mini copertina inclusa, quindi la doppia copia identica, però con due mini copertine che sono sti cosi qua. C'ho solo questa e penso che la prossima sarà il prossimo Drago Nero, c'ho solo questa qui, queste mini copertine microscopiche e... Che altro c'è? Ah, in questo caso ci saranno anche i magneti, quattro magneti, cioè degli adesivi e attacchi dietro, che sono magnetici, e gli attacchi al frigo in altri punti dove si attacca un magnete, non lo so. E come novità appunto questa copertina che è in stile La Mano Rossa, perché? Beh, perché si festeggia i 75 anni di Tex. In tutto questo la copertina mi piace, bella, la copertina de Cestaro, molto molto semplice, anche perché questo tipo di copertine quest'anno sono molto semplici. L'anno scorso era per gli 80 anni di Bonelli, le hanno fatte con una striscia, quest'anno appunto rifanno La Mano Rossa con il cerchio. Quello che salta subito all'occhio però ovviamente è il costo, 4,90€, è l'ultimo Bonellide ad avere l'aggiornamento del prezzo, perché è quello che esce alla fine di tutto il 29 aprile e anche il secondo fumetto del ritorno al classico completo. E vi dico una cosa, effettivamente all'interno si riesce a capire quale sarà il ritorno al classico di questo Dylan, e io sono contento che abbiano utilizzato questa storia in questo momento, perché alcuni particolari danno delle risposte che noi cercavamo, che noi chiedevamo. Non ce le scrivono, ce le fanno sapere così. Il 10 maggio uscirà il Color Fest, un Color Fest che si prevede molto molto interessante, tre storie complete con lo stesso disegnatore. Anche la copertina è del disegnatore stesso, e mi dite qua sotto chi è secondo voi il disegnatore. Sì, perché io me lo sono scordato, non mi ricordo che tempo fa, c'ho una certa età. Comunque, questo e poi non rimase nessuno è di Luca Vanzella, soggetto e sceneggiatore, disegni di Giorgio Pontrelli, vabbè, copertina come sempre Gianluca e Raul Cestaro. Il mese prossimo ci sarà un'altra mini copertina per La Congiura dei Colpevoli, in un copertina che è veramente di un classico proprio assurdo. Faccio vedere, bella grande così l'apprezziamo meglio. Molto molto bella, sembra L'Alba dei Morti Viventi un po' rivisitata, è veramente fatta bene. Gianluca e Raul Cestaro stanno veramente prendendo la mano su questo nuovo progetto di Landog. Il logo è già tornato quello vecchio, quindi bello. Un uomo in fin di vita ricompare vive e vegeto, per venire a capo del mistero Dylan deve sventare La Congiura dei Colpevoli. Come al solito questa mini sinossi non dice un cavolo, però vabbè, noi la leggiamo perché siamo dei cronisti
affidabili. C'è la lettera di Davide Bonelli, ce l'abbiamo letta nel numero di Dragonero. Chi non ha visto Dragonero, glielo dico in due parole: Davide Bonelli si dice costretto appunto a alzare il costo dei propri fumetti in edicola, e però si festeggia comunque 75 anni di Tex e si festeggia comunque queste mini card in PVC. E vabbè, festeggiamo. E poi non rimase nessuno, c'è l'Horror Club, il quale Roberto Recchioni ci spiega che cosa andiamo a leggere, cosa stiamo per leggere, e praticamente ci spiega che questo numero di Landon è un numero un po' particolare, perché andiamo a leggere un giallo di tipo inglese, un giallo classico, non il giallo inteso in modo americano, cioè un horror puro, ma un giallo classico, un giallo alla Agatha Christie, in cui troveremo Dylan Dog, senza spoiler, in cui troveremo Dylan Dog in una casa isolata insieme a un gruppo di persone, succederanno degli omicidi, Dylan Dog li dovrà risolvere prima che sia troppo tardi. Una trama di uno scontato che non esiste, però lo svolgimento è interessante. È interessante soprattutto perché ci fa vedere un Dylan diverso dal classico che noi ci ricordiamo e che sarà il Dylan classico di adesso. Una cosa un po' va letto questo tipo di Dylan, perché è particolare, addirittura adesso vi faccio vedere quando compare, tanto ve l'ho già fatto vedere, addirittura in giacca e cravatta, ma sempre con le Clark. Questo qua sembra un pantalone troppo lungo per lui, sembra proprio un abito che non è da Dylan, guardatelo qui, completamente sbarbatello, proprio è cambiato Dylan. Nonostante questo ritorno al classico, è evidentemente cambiato, il personaggio sarà trattato in modo differente. Questa storia ce lo fa percepire immediatamente, perché è una storia che non è assolutamente in continuità con nulla di quello che abbiamo letto fino adesso. È un'isola, sta lì, è godibile, te la leggi velocemente, te la leggi con piacere, te la leggi per scoprire chi è il colpevole e che tipo di colpevole è. In una storia di Dylan, inutile che vi dica che ci sarà anche un pochino di splatter, ma tanto esoterismo, ovviamente non può andare avanti se non c'è un particolare esoterico differente. Non è un racconto che si risolve con, o almeno non solo con l'intuizione, con il quinto senso e mezzo, ma si risolve soprattutto appunto con col mistero. Cioè, risolve una cosa col mistero, sì, però è un mistero, cioè diventa tutto quanto molto molto particolare. È un bel racconto, devo dirlo, mi ha intrattenuto, l'ho letto al campetto, mi sono messo su la musica classica di Apple Music, c'è una selezione, una playlist bellissima su Apple Music Classic, che è la musica classica dei videogiochi, che è una colonna eccezionale, anche perché ti dà tutti quanti i ricordi, eccetera, sensazioni, e in questo caso devo dire che funziona. Non posso però esimermi dal dire un secondo particolare sulla storia. La storia è una bella storia, una storia che scorre, una storia che ti porta a cercare il colpevole, una storia che il giallo classico a me piace, il giallo alla Poirot, il giallo di Agatha Christie a me piace in senso generale. In questo caso, oltretutto infarcito appunto di particolari esoterici, magia, eccetera, eccetera,
Ma c'è un ma, c'è un ma. Non siamo abituati a questo costo del biglietto. E questo ve lo devo dire. Non siamo abituati a questo costo del biglietto. Parlo dopo dei disegni e ne parlo dopo per un motivo in particolare. Perché 4,90 euro non sono più una cifra così. Ormai sono 5 euro. 98 tavole in bianco e nero. Non è quello che pensate. Li vale. Li vale tutti. Stiamo parlando di una sceneggiatura fatta da un italiano originale, disegnata da Pontrelli, che non è proprio l'ultimo. Stiamo parlando di un fumetto che comunque è un bel fumetto. Però ragazzi, stiamo a parlare in ogni caso di un fumetto che io mi sono letto in mezz'ora. E forse il costo del biglietto inizia a essere importante da questo punto di vista. Perché mezz'ora è poca. Però mi rendo conto anche di un'altra cosa, e qui vi lascio a voi il giudizio, qua sotto nei commenti. Mi rendo conto anche di un'altra cosa, che le 98 pagine che io leggo in un'ora mi appesantiscono tantissimo, a volte mi annoiano, non faccio nomi. Però il fatto che sia scorrevole forse è una qualità. Ma di contro io mi ritrovo dopo mezz'ora con 5 euro in mano spesi. E contemporaneamente mi rendo conto che pagare tutto questo è qualcosa che 5 euro li richiede. Probabilmente. Ti fa un po' strano, perché fino al mese scorso erano 4,40 e sono 50 centesimi, casomai non è nulla in un mese, 50 centesimi. Però un po' ti fa strano. Io l'altro giorno ho preso un fumetto, un manga in libreria. Lo volevo prendere, mi pare che ne avessi sentito parlare. Carisma. Lo volevo prendere, l'ho girato. 7,50 euro. Ho detto no, non si può fare. Perché sarebbe stata una spesa in più rispetto a quello che faccio di solito. Ho detto no, no. E non vorrei che in tanti ragionassero così con i fumetti in Bonelli di Edicola. Questa è la mia riflessione, non è un'altra sulla qualità, sul progetto, sull'impegno, sul guizzo artistico. È un altro. Oltretutto questa è una storia per chi ama l'horror puro, l'horror classico, l'horror splatter, che non è adatta, perché non ce n'è, perché non ce n'è. È più un giallo, appunto, all'inglese, un giallo classico, che un racconto horror, è più un racconto, appunto, esoterico, sull'ignoto, sui fantasmi, che un horror puro, anche se di orrore ce n'è tanto, nel senso l'orrore psicologico ce n'è, cioè poi quando questi personaggi che hanno tutti quanti un minimo comune denominatore sono rinchiusi all'interno della casa e iniziano a snocciolarsi i problemi che ci sono fra di loro, beh lì c'è molta tensione, lì c'è molto di horror. Però non è che si entri tanto in sintonia di quei personaggi, perché io sono rimasto molto sul capire chi fosse il colpevole. E quello che poi invece è l'horror, l'orrore che Manzella ci voleva donare attraverso il raccontare questi personaggi, raccontare le loro miserie, raccontare i loro sbagli, raccontare le loro vite, fra virgolette, buttate, mi è passato in secondo piano.
Io poi sono il tipo che due volte un fumetto difficilmente lo legge, difficilmente. Per cui la prima lettura è quella che ti fa focalizza su, in un giallo classico tu cerchi il colpevole, non cerchi di empatizzare o di capire le miserie delle dei personaggi che ci sono in ballo, o quantomeno io faccio così. E quindi quel particolare si sfilaccia all'interno di una narrazione che pure ci sta. Per cui per me è stata una lettura piacevole, perché a me questo tipo di giallo piace. L'horror che ci poteva essere e che c'è, per me non è stato approfondito, perché l'horror psicologico mi sono ritrovato a non capirlo appieno, cioè a non coglierlo completamente, a non immedesimarmi completamente in quella, a non empatizzare con questi personaggi, con queste miserie, appunto perché volevo capire, volevo scoprire, volevo mettermi in gioco e vedere se riuscivo a intuire chi fosse il responsabile, appunto, del fattaccio. I disegni, ragazzi, io ve lo dico sempre, a me Pontrelli come disegna piace, non è dettagliatissimo, non è fotorealistico, ma porca miseria, io con i disegni di Pontrelli i personaggi li riconosco subito, tutti quanti. Mi dà immensamente fastidio quando leggo un fumetto e a un certo punto dico: ma chi è questo? Ma quale dei due è? Perché a sono molto simili. Mi dà un fastidio terribile. Invece Pontrelli riesce a creare degli attori che hanno tutti quanti dei punti distinguibili, e questo è tantissimo. E riesce attraverso il suo disegno a crearti una serie di dettagli che vedi solo tu, perché in realtà non ci sono, li ricostruisci, e questo è una qualità incredibile che mi fa apprezzare tantissimo questo tipo di disegno, che sembra gettato lì, ovviamente non lo è. Quindi bravo Giorgio, anche questa volta un disegno molto molto bello, che riesce in modo non ordinario a descrivere il fumetto, molto molto bello. E poi ragazzi, Pontrelli disegna un Dylan pazzesco, disegno Dylan al massimo della sua forma. Non ho capito perché sto Dylan c'ha giacca e cravatta, sinceramente non l'ho capito, però ci sta, perché questo, ragazzi, è il Dylan classico. Il Dylan classico è un Dylan che ogni fumetto cambia, non è lo stesso, si può rivoluzionare da un momento all'altro. Ma il Dylan classico è anche, e adesso entriamo nello spoiler, perché vi devo far vedere assolutamente una tavola sullo spoiler, ve la devo far vedere, perché che poi non è neanche tanto spoilerosa, sinceramente. Allora, dove sta? Perché la storia è complessa, è interessante, è veloce, ma ci rivela anche una cosa importante. Il nuovo Dylan classico è un Dylan che è contemporaneo a noi, è un Dylan che dice: sempre sia lodata la torcia dei cellulari, qualche anno fa sarei dovuto scendere alla cieca, perché stavano scendendo in un sottoscala buio e accende la luce del cellulare. Il nuovo Dylan sta tutto qua. È un Dylan che
veste come gli pare, se serve di vestirsi in modo differente. È un Dylan che usa il cellulare anche soltanto per la torcia che c'ha, e la sa usare, e gli viene in mente di utilizzarla. Voi mi direte, vabbè, ma che sono piccolezze. Beh no, perché aprono le porte a tante altre cose, aprono le porte a una contemporaneità che Dylan non ha mai avuto, se non nella versione recchioniana con Rania, Carpenter, eccetera, pre-Meteora e post-Meteora ancora più rivoluzionata. Quindi in questa prima vignetta in cui lui prende il cellulare e si fa luce, c'è molto di più di una singolazione, c'è proprio un ricreare una canonicità differente del personaggio. Io l'ho scritto su Instagram in una storia per renderlo ancora più evidente questo tipo di messaggio. Il fatto di fargli prendere il cellulare in quel modo, di farlo essere consapevole, di non farglielo ricordare da qualcun altro, l'avrebbe potuto prendere quella ragazza il cellulare, l'ha preso lui. Sarebbe potuta stare la scenetta, e no, ma tu sei vecchio, invece no, l'ha preso lui. Oltretutto sto Dylan a me sembra più giovane degli ultimi che abbiamo avuto. E qui anche un'altra cosa, Dylan entrerà nella nostra, fra virgolette, linea temporale, ma potrà saltarci dentro, potrà essere una volta più anziano, una volta più giovane, ma sempre nella nostra contemporaneità. E questo non ci dovrà stupire, non ci dovrà indignare, perché l'orizzontalità, il personaggio, non ce l'avrà mai più. A meno che di numeri doppi, tripli, quello che sarà. Però non ce l'avrà più. Magari ogni tanto ci starà pure di visitare un altro multiverso in cui Dylan c'è ancora la barba, oppure ci sta Rania e Carpenter. Potrebbe anche essere interessante in ipotesi, o anche soltanto in un prodotto differente tipo il Color Fest. Questo è l'elemento più importante, secondo me, di questa storia. Che potrebbe anche essere una storia creata per il Dylan recchioniano post 400, post 666. Io non me lo chiedo, perché se mi dovessi dare una risposta non la saprei. E al tempo stesso, se questa risposta fosse positiva, nel senso di dire oh, guarda un po', il Dylan post recchioni, adesso che si è tornati al classico escono fuori le storie, sarebbe soltanto triste come cosa. Quindi niente, questo è, è inutile che io vi sto a raccontare la storia, è un giallo che vi racconto nella parte spoiler, il giallo, cioè sarebbe veramente da canaglie e carogne. Quello che vi voglio raccontare nella parte spoiler è questa cosa qui. Dylan nuovo, un Dylan nuovo nella sua classicità. O meglio, un Dylan classico nell'era moderna. Vedremo come andrà avanti. Perché secondo me potrebbe essere interessante. Vedremo anche quante storie dovranno essere riadattate. O al contrario, quante storie passeranno prima di vedere un vero Dylan come dovrebbe essere. Vabbè, ma questo è quanto. Ribadisco una buona storia, ribadisco un buon fumetto, ribadisco il fatto che se vi piacciono i gialli classici e i racconti di Dylan poco splatter, è una bella lettura. Se vi aspettate l'horror e lo splatter, un po' meno, ripeto. Di orrore ce ne sta tanto, nella miseria dei protagonisti che girano attorno a Dylan. Ma in un racconto di questo tipo, un giallo classico, anche se leggermente approfonditi dall'autore, non sono il fulcro della curiosità del lettore.
e quindi non riesce ad empatizzare così tanto con loro, da appunto vivere quell'orrore come dovrebbe essere, perché effettivamente ci sono dei racconti di una tristezza incredibile. Però così è, così è. Rimane però il fatto che è un buon Dylan, è un buon Dylan. Non ho nulla da recriminare né sulla storia, ma soprattutto sui disegni. Voglio dire, come al solito, Pontrelli ha fatto un ottimo lavoro con il suo stile, un ottimo lavoro. Noi ragazzi ci vediamo domani, il solito prossimo video. Domani probabilmente avrò letto anche Samuel Stern, perché oggi non sono riuscito a leggerlo al campetto, e parleremo anche di Samuel di questo mese, una storia di Filadoro e Savegnago, e vediamo com'è. Perché ho letto prima Dylan? Beh, perché il ritorno al classico mi stimola troppo. E quindi ho fatto sta scelta. Voi che scelta avete fatto? Ho messo pure un sondaggio, casomai sul canale andate a vedere il sondaggio, rispondete lì, ma anche qua sotto nei commenti, fate come vi pare, tanto state a casa vostra. Ciao belli.